Buongiorno a tutti, tutti insieme ce la faremo se restate a casa. Allora, inizio il mio messaggio con una precisazione. Io non devo fare nessuna smentita perché non ho fatto nessuna dichiarazione. Il mio è stato semplicemente un messaggio vocale, una chat privata veicolata da un irresponsabile che dà una situazione in evoluzione a una certa ora del giorno. Quindi io ho fatto anche una precisazione, ripeto precisazione, non smentita, sulla rivendita di frutta e verdura di Santa Lucia e ho detto che l'esercente non ha nulla a che vedere con il caso positivo e il caso positivo fa lo stesso lavoro a San Cataldo. Quindi volevo chiarire questi aspetti perché spesso queste comunicazioni escono nei gruppi privati, si tratta di informare delle persone e poi le persone non capiscono che sono delle comunicazioni in evoluzione e che quindi non vanno veicolate. Il mio unico modo di comunicare è proprio questo del video, quindi tutto quello che dico del video è ufficiale ed esce fuori dalle fonti che vengono normalmente veicolate anche dall'organo competente, cioè l'azienda sanitaria provinciale. Quindi io di questo praticamente è giusto precisarlo per il commerciante di qua e faccio un bocca al lupo di pronta guarigione al commerciante che lavora a San Cataldo. Al momento volevo darvi la soluzione evoluzione, al momento ci sono 5 casi accertati a Caltanissetta di positivo, quindi l'ospedale Sant'Elia ci sono 5 persone, fra cui anche 2 di fuori provincia. È uno purtroppo che è deceduto, quindi la situazione è questa qui. Come vedete è in evoluzione e obiettivamente devo dire che per combattere il virus c'è un'unica strategia, quella di restare a casa, perché la situazione veramente potrebbe precipitare, per cui io non voglio fare paura a nessuno, noi dobbiamo stare sereni e dobbiamo rispettare le regole che ci vengono imposte dalle autorità competenti, sia dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia dalle ordinanze del Presidente della Regione, sia dai provvedimenti locali. Per cui, da questo punto di vista, mi raccomando, fate molta attenzione. Quindi, non sono molti, moltissimi casi. A Sant'Elia, 5 casi, con 2 che provengono da fuori provincia, diciamo, sono una situazione abbastanza gestibile. Però è giusto stare molto, molto attenti. Stamattina siete stati molto bravi perché ho visto pochissime macchine in giro e sicuramente questa è la strategia per uscire fuori da questa battaglia vittoriosa. Volevo leggere una comunicazione del dottor Borrelli, che è capo della Protezione Civile Nazionale. E ci dice che in Sicilia è impossibile fare previsioni sulla diffusione del virus, della diffusione del virus. I dati che arrivano sono incoraggianti. Bisogna seguire il piano di prevenzione restando a casa. Quindi solo se restate a casa noi sconfiggiamo il virus, ce lo dice il capo della Protezione Civile Nazionale. Quindi ci dà una speranza, nel senso che stiamo lavorando bene. Però è chiaro che questa cosa va aiutata dal comportamento di tutti noi. Continua, vi volevo comunicare che continua la sanificazione dei principali luoghi di Caltanissetta. Stanotte abbiamo sanificato parecchie strade del centro storico. In questo momento stiamo operando la sanificazione dell'intera superficie del mercato ortofrutticolo, perché è necessario e quindi è un luogo sensibile in questo momento. E come abbiamo fatto all'ospedale Sant'Elia, dove abbiamo lavorato sodo già per 2 giorni consecutivi, anche al mercato ortofrutticolo è in corso di sanificazione. Dopo volevo leggere, noi riceviamo sulla mia pagina Facebook parecchie domande, per cui volevo approfittare di questo collegamento per dare i giusti chiarimenti. Allora, c'è chi mi chiede maggiori controlli per ridurre l'uscita dei cittadini. Sì, questo è vero, i controlli sono parecchi. In questo momento sia la Polizia Municipale, sia la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza procedono a sanzionare moltissimi automobilisti in transito, ma non vanno a sanzionare solo gli automobilisti, ma anche le persone che camminano a piedi senza giustificato motivo. Per cui se dovete uscire fuori, attenzione.
dovete avere il motivo di giustificazione, perché dovete andare a lavorare per forza, insomma, ci sono tutta una serie di situazioni che vanno chiarite alle forze dell'ordine. Sanificazione. La sanificazione è in corso e oggi abbiamo dato affidamento a un altro servizio di sanificazione, di disinfestazione dell'intera città e quindi andremo a fare un ulteriore passaggio proprio per la disinfettazione, che riguarderà questa settimana e la prossima settimana. Quindi noi in questo momento stiamo mettendo in sicurezza la città da un punto di vista igienico-sanitario. Dobbiamo impedire che questo virus si espanda. Prima noi lo facciamo con i nostri mezzi e quindi sanificando, ma voi dovete farlo con i vostri comportamenti, quindi non uscendo da casa. Poi, qua c'è come segnalarsi all'autorità competente. Allora, per chi viene da fuori dal territorio, ormai sono pochissimi perché come ben sapete l'ordinanza del Presidente della Regione impedisce di entrare in Sicilia da chi viene da fuori. Per chi viene da fuori comunque si può segnalare o attraverso il sito della Presidenza della Regione con il link o all'interno del nostro stesso sito c'è un link dove ci si può registrare. E può segnalare anche attraverso questo percorso delle persone che voi ritenete che siano venute da fuori e non si sono segnalate. Per cui da questo punto di vista noi ci siamo organizzati in questa maniera. Ci mi scrivono come avviene la comunicazione dei casi positivi. Allora, dei casi positivi, che ripeto, ormai a Caltanissetta sono 5 più purtroppo la persona che è deceduta, però di cui 2 vengono da fuori provincia, lo ripeto sempre, la comunicazione dei casi positivi avviene direttamente dall'ASP al sindaco. E dopodiché l'ASP fa il suo comunicato stampa, quindi comunica ai giornalisti, perché è chiaro che ci deve essere un filo diretto tra l'autorità sanitaria competente e l'autorità sanitaria territoriale, che è appunto il sindaco. Per cui vanno concordate tutte cose, il tutto va anche portato sul tavolo prefettizio, all'interno del quale si prendono le decisioni sulle limitazioni anche delle attività. Adesso per esempio il municipio è chiuso al pubblico, il personale è ridotto a pochissime persone perché abbiamo consentito e già funziona perché le determine vengono fatte lo stesso, le ordinanze vengono fatte lo stesso, c'è molto personale che lavora da casa col lavoro agile, quindi col famoso smart working e iniziamo a funzionare. Almeno utilizziamo questa grave crisi che stiamo attraversando per modernizzare un po' la macchina comunale che ne abbiamo veramente bisogno. I tamponi. I tamponi vengono fatti, qua dice perché non vengono fatti, perché è stato delle persone che sono state in contatto con i contaminati. Le persone che sono state in contatto con le persone che sono state accertate positive vengono tutte interessate da tampone. Ma tutte. Quindi, proprio per capire qual è stata l'evoluzione del contagio. E questo l'ASP opera e mette in quarantena automatica tutte queste persone e le mette in sorveglianza attiva. Il tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro viene attraverso il responsabile del servizio di prevenzione e attraverso una modifica del decreto di valutazione dei rischi. Noi al Comune l'abbiamo fatto, tutti gli enti sono tenuti a farlo e tutti i datori di lavoro, anche nel privato, sono tenuti a farlo. Per cui la maggiore tutela non ci può essere, ci vogliono i dispositivi di prevenzione individuale, di protezione individuale, come le mascherine. Ma in questo momento abbiamo delle difficoltà, ieri ce l'hanno fornito un bel po' quelli della Protezione Civile e stiamo andando avanti in questa maniera. Funzionalità di uffici comunali che ha appuntamento a carta d'identità. Allora, questa è una cosa importante, il decreto legge pubblicato stamattina le ha prorogato il termine di 2 mesi, per cui, anzi mi dicono ad agosto. Per cui le carte, anche se sono in scadenza, sono valide fino ad agosto, quindi non ci sono problemi, non è necessario venire all'ufficio anche se si è prenotato e poi rimanderemo tutto a tempi migliori. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando, dovete ascoltare solo i messaggi ufficiali, purtroppo quelle che vengono veicolate in maniera non corretta non contengono le informazioni esatte. Grazie.